Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! I maggiori e i più avanzati movimenti del Rinascimento derivano tutti il loro vigore, il loro impulso essenziale, guardando al passato. La concezione ciclica del tempo, inteso come un moto perpetuo avanzante da primitive età dell'oro, dominio della purezza e della verità, attraverso successive età bronzee e ferree, era quella dominante. Perciò la ricerca della verità veniva ad identificarsi con la ricerca di quell'oro primitivo, antico e originario, rispetto al quale i più vili metalli dell'età presente e di quella immediatamente trascorsa costituivano corrotte degenerazioni. La storia dell'uomo non si presentava come una evoluzione da primitive origini animali verso forme sempre più complesse e progredite. Il passato era sempre meglio del presente e progresso significava ritorno, rinascita, rinascimento dell'antichità. L'umanista, mentre veniva recuperando la letteratura e i monumenti dell'antichità classica, provava la sensazione di fare ritorno ad un'aurea e genuina civiltà, di gran lunga superiore alla propria. Il riformatore religioso tornava allo studio delle scritture e degli antichi padri, provando la sensazione di un recupero del tesoro genuino del Vangelo, rimasto sepolto sotto le successive degenerazioni. Si tratta di cose ovvie, ed altrettanto ovvio è il fatto che entrambi questi grandi movimenti di ritorno al passato non si ingannavano rispetto alla data dei periodi migliori e più antichi a cui rispettivamente si rivolgevano. L'umanista sapeva quando era vissuto Cicerone e conosceva bene le date entro cui si collocava l'età d'oro della cultura classica a cui si riferiva il suo interesse. Dal canto suo, il riformatore, anche se non era in grado di stabilire con precisione la cronologia dei Vangeli, non ignorava che il suo tentativo di ritorno era rivolto ai primi secoli del cristianesimo. Al contrario, il movimento di ritorno del Rinascimento, cioè quello verso l'età d'oro della magia, era basato su un errore cronologico radicale. Le opere da cui traeva ispirazione il mago rinascimentale e che egli considerava di grande antichità, in realtà erano state scritte fra il secondo e il terzo secolo d.C. Perciò egli non si rifaceva ad una fonte di sapienza egiziana, non molto posteriore a quella dei patriarchi e profeti ebraici e di gran lunga anteriore rispetto a Platone e ad altri filosofi dell'antichità greca che avrebbero tutti attinto, secondo la ferma convinzione del mago rinascimentale, a quella sacra sorgente. In realtà, egli risaliva semplicemente all'ambiente pagano del cristianesimo primitivo, a quella religione del mondo, fortemente imbevuta di influenze magiche ed orientali, che aveva costituito la versione gnostica della filosofia greca e il rifugio di quei pagani stanchi che andavano in cerca di una risposta ai problemi della vita, diversa da quella offerta dai primi cristiani, loro contemporanei. Il dio egiziano Thoth, scriba degli dei e depositario della sapienza, era stato identificato dai greci col dio Ermete e dotato, in alcuni casi, dell'epiteto di tre volte grande. I latini fecero propria questa identificazione di Ermete o Mercurio con Thoth. E Cicerone spiega, nel De Natura Deorum, che esisterono di fatto cinque Mercuri,
L'ultimo di loro, dopo aver ucciso Argo, era stato costretto a recarsi esule in Egitto, dove dette agli egiziani leggi e lettere e assunse il nome di Teut o Thoth. Sotto il nome di Ermete Trismegisto si sviluppò una vasta letteratura in lingua greca, in cui si trattava di astrologia e di scienze occulte, delle virtù segrete delle piante e delle pietre, nonché della relativa magia basata sulla loro conoscenza, della fabbricazione di talismani per attingere il potere delle stelle e via dicendo. Oltre a questi trattati o raccolte di formule per praticare la magia astrale, diffusi sotto il nome di Ermete, si sviluppò anche una letteratura filosofica attribuita allo stesso nome venerato. Non si conosce il periodo in cui questo complesso di motivi ermetici venne impiegato per la prima volta a scopi filosofici, ma l'Asclepius e il Corpus Hermeticum, che costituiscono i più importanti ermetica filosofici giunti fino a noi, vanno datati probabilmente tra il 100 e il 300 d.C. Benché queste opere presentino una struttura pseudo-egiziana, molti studiosi hanno pensato che esse contengano pochissimi elementi genuinamente egiziani. Invece altri giungono ad ammettere in esse una certa influenza di credenze egiziane originali. Tuttavia, in ogni caso, esse non furono certamente composte in età antichissima da un sacerdote egiziano di grande sapienza, come si credette durante il Rinascimento, ma da vari autori sconosciuti, probabilmente tutti greci, e contengono elementi di filosofia popolare greca, ovvero un miscuglio di platonismo e stoicismo combinati con alcune influenze ebraiche e probabilmente persiane. Sono molto diverse l'una dall'altra, ma esprimono tutte un'atmosfera di intensa pietà. L'Asclepius si propone di descrivere la religione degli egiziani insieme ai riti, ai processi magici per mezzo dei quali essi riuscirono a trasfondere le potenze del cosmo nelle statue dei loro dei. Questo trattato ci è pervenuto nella traduzione latina anticamente attribuita ad Apuleio di Madaura. Il Pimander, il primo dei trattati contenuti nel Corpus Hermeticum, comprendente complessivamente 15 dialoghi ermetici, descrive la creazione del mondo in termini parzialmente simili a quelli della Genesi. Gli altri trattati descrivono l'ascesa dell'anima attraverso le sfere dei pianeti fino al supremo regno divino, oppure forniscono estatiche descrizioni del processo di rigenerazione per mezzo del quale l'anima viene spezzando le catene che la legano al mondo materiale, riempiendosi di poteri e virtù divini.